incredibilmente dopo 3 anni di fermo la Brava 1008 si è riaccesa. Così. Primo giro. Tra l'altro. C'è mica l'alternatore da sistemare, no? Si è spento tutto. È avvenuto il miracolo. È il milagros. Posso? Non è una diretta, questa qua, è un video easy. Allora. La radio non è la sua originale, però la macchina... Buonasera! La macchina è... Ah, però non si accendono i fari. Cioè no, si accendono i fari ma non si accende... Ah no, adesso si è acceso il quadro. Tre anni da ferma, insomma, diamole anche un attimo di beneficio di inventario, un minimo, poveretta. Stranamente le plastiche non hanno avuto cedimenti, scioglimenti, sciogli pancia. Questo fa tantissimo, perché poi la Brava e la Bravo facevano un odore assurdo di plastica terribile all'interno, insomma. È del 97 o 96? Gennaio? Non so. Vabbè, comunque inizio 97 perché targata N. Ah, targata Alleanza Nazionale. Cioè. I sedili sono belli. Ciao! 195.000 km non li dimostra, ma neanche lontanamente, devo dire. Vabbè, insomma, scendendo un attimo da... questa Brava, che ormai è un unicorno, soprattutto perché 1008 non ce n'era, ma è bella, ha il suo perché, i suoi cerchi che non sono i suoi ma sono quelli della coupé, però stanno molto bene, i suoi sono a chivasso, questi qua poi vanno sul tuo coupé, ok, che cerchi lega aveva questa qui su? Quelli della Brava. Ah, quelli là, soliti di tutte le... Le brochure. Bello, non ha segni di parcheggio. L'hai spenta tu o l'hai spenta lei? No, l'ho spenta io. Perfetto. Sì, non ha preso iniziative. Meno male. No. Te la tiro fuori un attimo. Va bene. Anche sì. Il risveglio della Brava. La Brava. Fai la Brava. Brava. Eccola qua. Eccola qua. Questa fanaleria è in stile Mustang Mach 3. No, parlavo della fanaleria in stile Mustang, è una delle cose che sono rimaste impresse su. Sì? Avevo appena cambiato solo questo, che è qualcosa di introvabile, me l'avevano fatto pagare 110 euro. Ah. Una follia totale, solo che non si possono cambiare le lampadine. Ah. Quindi mi hanno detto devi cambiare tutto il terzo scarto. 110 addirittura. Euro. Addirittura. Cioè, no, scusa, tu hai cambiato il portellone perché non potevi cambiare questo. Ho cambiato il terzo stop, 110 euro. 110 questo. Euro? Mi infatti mi sembrava fosse per il vernice. Ed è l'unico che c'è, quindi o te lo pigli o te lo pigli. O te lo pigli o te lo pigli. No, vabbè, 110 euro, stop, una cifra veramente inconcepibile. Però vabbè, d'altronde non si trovano. Infatti ho fatto che tenermi anche quello vecchio perché è fatto bene. Una mattina bruciata, ho detto metti mai che... E qua c'è una robina. Perché questo qui. Qua non bisogna incollarlo bene. Allora io questa qua di carrozzeria posso... C'è questo segnino qui, ho visto qua. Sì. Mi ricordo benissimo. Io come l'ho preso? Eccolo. C'è questo bollino qua. Mm-hmm. Poi è una macchina con 200.000 km. Vabbè, non è nuova ovviamente, però... È una macchina con 200.000 km che è tenuta in una maniera praticamente magnifica. Si vede. Nonostante sia ferma da 3 anni, si vede. Tornerà a vivere.